problemi principali sono le grammature dei cibi, che sono diminuite, e i bambini, diciamo, che si alzano, mi passi il termine, affamati. Già dopo aver mangiato la frutta, quindi a pasto completo, loro vorrebbero, lamentano fame. Porzioni scarse, niente ripasso e figli affamati. La polemica riguardo al servizio mense nelle scuole materne e elementari del comune di Arezzo si è accesa con il ritorno in classe dalle vacanze natalizie. Il nuovo anno infatti ha portato delle novità all'interno delle mense che non sembrano essere state gradite da genitori e figli. Ecco, cosa dicono i bambini quando escono da scuola? Il mio dipende, cioè a volte è molto affamato, altre volte meno, dipende dalla giornata, di sicuro non è un mangione di frutta, di verdura, per cui, però già se ci fosse più pasta o un po' più di ciccia, come la chiama lui, sarebbe meglio. Io ieri nel mio punto mensa, dato che sono anche un insegnante oltre che una mamma, c'erano 33 bambini e finita la minestra 19 ne volevano ancora. Vedere un bambino comunque che ha fame non credo che sia il massimo, o comunque vederlo saziarsi di pane, assolutamente credo che a livello proprio nutrizionistico è sbagliato. E poi noi lo paghiamo, esatto. Cioè bisogna guardare anche a quello. Quanto costa il servizio della mensa? Allora, precisamente non lo so, però intorno a 5 euro al giorno, ecco. Sì. Della questione del malcontento comune si è interessata anche l'amministrazione comunale. Abbiamo già in qualche modo invitato l'ASL a un confronto, perché se da una parte siamo assolutamente convinti che quelle siano le pesature più opportune, visto che le ha fatte una persona che è competente, che del resto siamo obbligatori a rispettare le indicazioni del nutrizionista, dall'altra vogliamo capire se c'è la possibilità e un margine per trovare un equilibrio tra l'obbligo del nutrizionista rispetto alle quantità e anche il giusto soddisfacimento dei bambini rispetto alla fame che dimostrano di avere, quindi evidentemente una qualche riflessione va fatta. Ecco, questo 2017 ha portato delle novità per quanto riguarda il servizio delle mense, alcune che hanno suscitato polemiche, altre invece positive, come quello che riguarda il costo della mensa. Sì, ecco, una cosa alla quale abbiamo tenuto molto fin dall'inizio era quella che potesse entrare in vigore anche nel comune di Arezzo la regola per cui la famiglia sostiene i costi del pasto che il proprio figlio e la propria figlia consuma, quindi non c'è più un costo forfettario ma si paga solo quando si gode del servizio.